Amiche e amici di Palio Live e di Place to Be Siena, adesso ci troviamo in un altro posto, sempre in compagnia di Lorenzo della Balzana. Questa è la seconda sede, la seconda filiale, o la prima che dir si voglia, una in Pantaneto, uno si trova proprio qui in Viale Vittorio Emanuele al numero 48. Allora, ciao Lorenzo, andiamo a salutarlo. Intanto sei arrivato, appena arrivato da Pantaneto, dove abbiamo lasciato l'altra puntata. Buongiorno a tutti. Ci tenevamo a far vedere anche quest'altra filiale, giusto? Okay, stata sede della Balzana. Abbiamo la sede, quella di via Vittorio Emanuele, dove facciamo altre tipologie di specifiche di patenti e di corsi. Venite con me che si guarda dentro. Ecco, magari ci precede con la camera, andiamo un attimo dentro e ricordiamo dove si trova quest'altra sede. In via Vittorio Emanuele 46, davanti a Piazza Mendola. Ok, quindi stiamo entrando. Intanto drive well, drive safe, un claim che si ripropone anche qui in questa sede, perché la guida è un'arte, ma è anche sicurezza. Certo, soprattutto come sempre la nostra parola d'ordine è consapevolezza, e quindi sempre e comunque tutti gli allievi devono avere questa percezione della consapevolezza. Andiamo a presentare un po' del tuo staff. Certamente, ecco il nostro staff, qui vedete Sara. Ciao Sara. Ciao, sono Sara, sono il punto di riferimento qui dell'antiporto. Vi aspetto. E poi andiamo avanti. Abbiamo anche Raffaella. Salve, buongiorno, sono Raffaella, sono il punto di riferimento la mattina qui in antiporto e il pomeriggio nella sede di Pantaneto. Vi aspetto. Bene, e poi continuiamo con Ciao. Lo staff. Ciao, qui abbiamo Federico, un nostro istruttore. Ciao. Ciao. Su che tipologia di patenti lavori? Sulle patenti B. Patenti B, bene. Quindi questo è il team che trovano all'ingresso, certo, della sede qui, certo, di Vittorio Veneto. Troveranno Federico. Ciao. Buongiorno a tutti. Io lavoro su tutte le tipologie di patenti, dalla moto all'autocarro all'autobus. Bene, quindi una capacità a tutto tondo del nostro istruttore qui della Balzana. Allora, poi abbiamo Stefano Tozzi, questo è un istruttore, ciao, di esperienza, che ci ha seguito in tutto questo percorso da 20 anni. 20 anni, faccia nota tra l'altro. Faccia nota, Siena ormai tutti sono passati sotto le proprie situazioni, quindi a proprio grinfie, direi. Proprio grinfie, sì. Bene, perfetto. Poi la particolarità è che qua c'è comunque l'aula dove si insegna, ma tante altre cose, esatto, di cui non abbiamo parlato nell'altra puntata. Adesso facciamo entrare la camera per inquadrare quest'altra aula e i computer, chiaramente, che sono qua per i ragazzi che imparano. Sì, che stanno imparando. E appena la camera gira inquadriamo Antonio, giusto? Un altro collaboratore. È sempre un nostro istruttore insegnante e dedito anche lui sia all'istruzione su strada che all'insegnamento. E adesso con Antonio cosa andiamo a vedere? Ciao Antonio. Ciao a tutti. Cosa vediamo in questo luogo, di quest'aula e questo monitor dietro? Allora, in questo monitor vediamo la nostra mappa di Siena, in cui i nostri ragazzi fanno il percorso delle guide. Possiamo, oltre a personalizzare al massimo i percorsi, durante le guide possiamo segnare a loro i vari errori che fanno durante la guida, e quindi loro poi a casa nell'applicazione con Street View di Google riescono a vedere, oltre al percorso, anche gli errori, quindi possono poi migliorare sempre il percorso che fanno. La particolarità di questo software, si può dire, sì, che portate in giro i ragazzi? Questa particolarità è fondamentale, perché durante il nostro percorso didattico di insegnamento su strada viene messa in luce diciamo la problematica, l'errore, ma quando un allievo sta guidando non sempre coglie le correzioni che noi facciamo. Con questa applicazione gli diamo la possibilità di rivedere da casa, anche con l'aiuto dei genitori, gli errori che loro fanno proprio in diretta. Pertanto, a sangue freddo, con calma, vedono gli errori che hanno fatto e probabilmente la volta successiva non le faranno. Poi possono tornare su quel posto, vedere il punto in cui hanno sbagliato. E poi ci sono un'altra serie di chicche digitali, vero? Una chicca molto interessante, che è quella, come vedete, questo è un libro normale, con questa immagine un po' particolare. E qui abbiamo la realtà aumentata, in modo che, riprendendo qui il tablet, vedete il veicolo che scorre, tutto viene fuori da questa immagine. Okay. Quindi questo aiuta i ragazzi a calarsi veramente in una realtà virtuale. Quindi praticamente inquadrando questo libro si, esatto, attiva una realtà aumentata, esatto, che permette di capire le macchine come si ad muovono, esempio, l'incrocio. Esatto, guarda, allora inquadrando sempre questo, vediamo che da questa pagina esce fuori un'autovettura e quindi anche il punto di comando e tutto il resto. Questa applicazione funziona proprio per far sì che le persone si trovino all'interno della realtà.
Quindi realtà aumentata, ma non solo realtà aumentata, perché anche c'è anche la realtà virtuale, che poi dopo andiamo a vedere. In questo modo è quella proprio virtuale. Ora andiamo a vedere proprio la realtà dove si trovano i ragazzi. Quindi mettendosi dei visori, ci sono i visori. Esatto. Infatti andiamo giù. Vi presenta i visori, così almeno vedete veramente come funziona il visore. Un servizio aggiuntivo, moderno, innovativo, che certo, sicuramente è apprezzato dai ragazzi. Sì, è fondamentale, perché è un modo di farli calare all'interno di un incrocio, di una rotatoria, di una situazione, di un passaggio a livello, altrimenti rimane pura teoria. Invece qui si entra veramente nel vivo all'interno, a capire esatto, cosa accade con gli occhi nei momenti perfetto, in cui sì, ci si trova. Lo vedono come se fosse in realtà. Questo Antonio è il visore. Giusto? Questo è il visore che usiamo durante le nostre lezioni di teoria. Qui si apre, ogni ragazzo ha lo smartphone, ma ce l'hanno tutti, scaricano una semplice applicazione che si chiama Matrix, e qui possiamo già vedere nell'immagine, per esempio, una situazione in cui il... Bisogna girare praticamente. Esatto, esatto. È una realtà virtuale, quindi... Si mette il telefono all'interno del visore, si chiude e poi ogni ragazzo lo indossa, ok? Lo indossa così, e quindi poi all'interno vedrà la strada muoversi, l'auto all'interno di ogni situazione stradale. In questo caso stiamo simulando la guida in stato di ebbrezza, quindi l'auto sbanderà continuamente destra e sinistra per fargli capire che è molto pericoloso. Che altre cose possono vedere attraverso questo visore? Possono vedere la guida sotto stato di psicofarmaci, possono vedere degli incroci, passaggi di livello, delle rotatorie, quindi tutte le varie situazioni di rischio, di emergenza, di pericolo. Che è un po' difficile quando si spiega magari una lezione dalla teoria alla pratica. Non avendo mai guidato, in questo modo possono riuscire a capire effettivamente quello che noi spieghiamo e essere pronti poi per fare le guide col foglio rosa. Bene. Allora, io ci tengo a ricordarvi, in conclusione di questo secondo appuntamento qui con la Balzana, che le due sedi dove si trovano sia in via di Pantaneto 67 che in via Vittorio Emanuele 46, dove siamo adesso, sono sempre operative. In questa sede facciamo orario continuato, quindi qualunque cosa, qualunque dubbio che avete, venite a trovarci, chiamateci e cercheremo di chiarire ogni vostro dubbio. Quindi qualsiasi tipo di patente, o quasi tutte, patente, diciamo, oppure informazioni sul codice della strada, oppure patenti professionali come ADR, come patenti per merci pericolose, patenti per veicoli superiori, cioè qualunque cosa inerente alla circolazione, noi siamo qua. Bene, quindi amiche e amici che ci avete seguito fino adesso su Palio Live e su Place to be Siena, punto di riferimento a Siena per una guida sicura, ma anche per l'arte della guida, perché questo format guida, esatto, è dedicato all'arte anche. L'arte della guida, punto di riferimento è la Balzana. Quindi grazie a Lorenzo e grazie a Antonio. Arrivederci a tutti, ricordatevi sempre la parola d'ordine: consapevolezza alla guida. Ciao a tutti, ciao ciao, vi aspetto a lezione. Ciao.